Ultimamente il professor Trump l'ha voluto che questa sua nostra iniziativa si intitolasse Le mie Calabrie. Conoscete tutti la fama del professor Trump, io non spendo nessun'altra parola, se non cedere il microfono direttamente, non so se alla professoressa Maddalon, ecco, e poi parlerà il professor Trump. Grazie per essere venuti qui. Grazie, buonasera. Abbiamo pensato di fare una specie di scaletta domanda e risposta, così evitiamo che John parta e non lo ricogliamo più alla casa. Quindi io farò delle domande in parte retoriche, in parte che tentano, penso, di interpretare le vostre curiosità. E glosserò probabilmente qualcosa quando John scivolerà magari sul tecnico, ma anche no. Allora, la domanda da cui partire, visto il titolo di questo incontro, è che cosa dobbiamo sapere dell'antichità per arrivare, ovviamente mediante degli stadi successivi, alla situazione linguistica attuale della Calabria, perché il presente è una banalità dirlo, ma parte dal passato. Sì. Per arrivare alla Calabria moderna forse bisogna parlare delle migrazioni degli italici che non erano indigeni nell'Italia. Etimologia d'Italia è Heital, questa terra, non le stupidate dette in giro. È un esempio di una laringale in mezzo, vabbè, quello è troppo tecnico. In due ondate, il gruppo venetico latino, i venetici sono italici, venetico latino nordpiceno falisco verso il 3002 a.C., il gruppo sabino sulpiceno umbro osco più o meno 2080-2070 a.C. Questo sappiamo in base ai referti archeologici e alla ceramica rinvenuto. Cioè non c'è un archeologo presente, ma si può anche rifare la cosa, è abbastanza conosciuto questo. Il secondo gruppo, il Sabino se vogliamo, Sannita, è quello degli Enotri, che sono gli Hoinotroi, cioè gli unici, noi uomini unici, non c'entrano nulla col vino, la prova è che gli storici dori di Siracusa nel 400 a.C., che usano il digamma, la wa, non lo usano mai quando parlano degli enotri. Lo usano quando parlano del vino, perché il vino è woinon, però gli enotri sono hoinotri. Allora sono gli unici. Che dalle iscrizioni di Mendolito di Messina, quelli di Tiriolo, piccolino, e quello di Aieta della Calabria, che è nel Museo a Reggio adesso, meno male perché così non è stato rubato, gli enotri sono dei proto-paleo-osci, non c'è nessuna differenza tra allora. Un enotro e un osco, diversamente da quanto detto da alcuni archeologi. Allora, questi primi, gruppo venetico latino norpiceno falisco, allora italicizza e latinizza gli indigeni anindoeuropei del centro Italia, cioè gli etruschi, che parlano una lingua non indoeuropea. Poi dobbiamo andare a 700 a.C., quando arrivano come militari invadenti, che significa invasori, vabbè, invadenti, erano anche invadenti, sì. Erano invasori ed invadenti, ambedue le cose, che è il vero significato di Laos. Laos non vuol dire popolo, vuol dire popolo in guerra, cioè gli uomini tra i 18 e i 45 anni, che sono già militari, senza le loro donne o niente.
Allora, Dori ed Achei sono militari e sono invasori ed anche invadenti, che con la battaglia della Sangra a Locri si parla sempre molto di Nosside, ma nessuno conosce le poesie di Nosside. Le poesie di Nosside sulla battaglia della Sangra si trovano nel libro 6 dell'antologia palatina greca. Ci sono 6 o 7 poesie molto belle su queste cose. Provoca l'emigrazione in massa degli Osci Sicoli, che loro a loro volta, invadendo la Sicilia, italicizzano gli indigeni sicani, che non erano indoeuropei, e così sicilianizzano la Sicilia. Allora, più di sostrato, perché sostrato è un concetto che mi irrita anche con tutto il rispetto per Ascoli dell'Ottocento e con la sua cautela, ma non dei suoi seguaci, si tratta di un certo tipo di contatto particolare nell'antichità. Gli effetti sono quelli sempre di un dopoguerra, no? Come dopo la Seconda Guerra Mondiale o dopo Vietnam, eccetera. Gli eleni arrivano come maschi che si uniscono con donne indigene. I figli poi diventano mestilingui e gradualmente perdono la lingua d'origine. In questo senso alcuni allievi di Aristotele parlano con causa sulla situazione di Pestum, Posidonia, insomma, no? Dicono questi greci non sono più greci, eccetera, eccetera. Nel contatto diretto si impara, cosa si impara? Nuovo ordine sociale, nuovo ordine militare, nuova tecnologia che non è soltanto della guerra, l'uso greco del carro, dello scudo, di certe cose. Una nuova economia, questo è importante, basata sulla lana, sulle stoffe. È in questo periodo che molte parole doriche diventano parole per stoffe e vestiti romani. E viene tutto dal sud, insomma. Quattro, l'uso di un alfabeto, è il dorico, mentre a Capua, grande capitale che dà il suo nome alla Campania, l'alfabetizzazione con l'alfabeto greco avviene attraverso l'etrusco e l'uso latino di questo alfabeto dato dagli etruschi, che allora è un alfabeto greco a terza mano, mentre gli Brezzi e i Lucani lo prendono a prima mano. Allora a Cossa, cioè Cosenza, si impara direttamente dai Dori. Allora, il mescolamento produce una situazione di ciò che chiamiamo diglossia, se non lo so se è importante. Sì, beh, la diglossia tecnicamente è quando delle lingue si incontrano, ma non hanno tutte lo stesso statuto. Cioè, è la situazione forse più normale, perché così come è normale il contatto tra popoli, quando questi si incontrano ognuno parla la sua lingua e non succede mai che tutti abbiano la stessa conoscenza dell'una o dell'altra, che si chiama bilinguismo, ma si fa una specie di classifica per cui una delle due lingue, per esempio, viene usata in ambito familiare, l'altra in ambito ufficiale. Di conseguenza sono lingue compresenti ma sociofunzionalmente differenziate, ed è molto importante per quello che il professore dirà dopo, perché se no l'impressione è che arriva uno con la sua lingua, poi ne arriva un altro con la sua lingua e ci si mette sopra. Non c'è né sostituzione, c'è invece contatto, mescolamento e percolazione tra le varie lingue compresenti. Quello che noi chiamiamo carsismo linguistico. Questo produce non solo un cambiamento semantico nel concetto di bilinguis. Bilinguis in latino classico è un furbo, chi ha la lingua viperina. Diventa invece un'altra cosa. Da quando Ennio parla delle sue triacorda, di tre cuori che ha dentro di sé, Orazio parla di questi maledetti brutaces bilingues, e non intende furbi, intende il fatto di muoversi tra una cultura e l'altra, si ha un greco italicizzato e un italico grecizzato. Cioè, è molto strano, ma succede così. C'è una sovrapposizione tra i due codici. Allora, questo produce a lungo andare effetti notevoli, cioè produrrà un nuovo vocalismo nel latino parlato,
che a sua volta diventa papà del vocalismo calabro-sicolo, cioè la E lunga che diventa I lunga, è anche un fatto osco, eccetera. Cioè la morfologia verbale nominale si adegua tra le due lingue. Allora, già prima in osco, a contatto col greco, la quinta declinazione sparisce e tutti i nostri sostantivi della quinta vanno alla prima e alla seconda. Allora, dies, per esempio, in latino, maschile o femminile della quinta, diventa enosco, diminutivizzandolo, diecolum, che diventa ziclum. È un neutro della seconda. Ma ci sono molti casi di questi, insomma. Cioè, tutto il lessico cambia come risultato perché le cose tecniche sono ovviamente imparate. Allora, andiamo da questa situazione che si sviluppa per molti secoli, andiamo al 201, cioè alla fine della Seconda Guerra Civile. Scusate se zumpo, come si dice. No, anzi, zumpo anche di più. Vabbè, però sto già andando così. E lo faccio appositamente, non sono come l'assessore regionale alla cultura che lo fa inconsciamente. Alla fine della Seconda Guerra Civile, i calabresi hanno scelto, come sempre, la parte politica errata, no? Perché è un fenomeno costante dal 200 a.C. in poi, no? Scelgono i cartaginesi che perdono. Vengono sottomessi dai romani e inizia tutto un processo di occupazione, diventa la terza regione, insomma, no? I romani costruiscono la via Popilia, ma diversamente da quanto pensano i miei colleghi di Napoli, la via Popilia non è una strada commerciale, è una strada delle truppe per punire. Cioè devono arrivare le legioni in fretta e arrivano in fretta lungo la via Popilia. Cioè il commercio, come sappiamo già sei secoli dopo, con le lettere di San Girolamo, il commercio in Calabria si fa via mare. Per quello che abbiamo posti chiamato scalea, perché sono gli scali per le navi che devono portare merci. Allora, un'altra cosa che dimostra questa occupazione, se avete mai visto le carte peutingeriane, no, del mondo piatto, allora, il numero di stationes, caserme, è enorme. Ogni 20 chilometri c'è boom, 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 una caserma dopo l'altra, c'è un gruppo di pronto intervento sempre. Poi un'altra cosa, il grande numero di prediali nella toponomastica calabrese, in ano, cioè abbiamo Fagnano, Rossano, Cassano, Corigliano, Spezzano, Tesano, Di Pignano, Rogliano, Carpenzano, Scigliano, eccetera, eccetera, sono tutti basati sui nomi di è il TCF del centurione, TFR del centurione, è finito il rapporto di lavoro, cosa fa? Lo Stato, invece di dargli sesterzi, dice vai a governare sto pezzo di terra, te lo regalo. Allora, Fanius va da una parte, Roscius va da una parte, Cassius va da una parte, Corillius va da una parte, Spedius va da una parte, Texius va da una parte, Depinius va da una parte, Rubilius va da un'altra, Carpentius va da un'altra, Silius va da un'altra. Sono tutti i nomi di centurioni. È la centurionizzazione della Calabria, no? Dice, dove devi governare qua, manda un ex colonnello, è utile. Va bene, chiudiamo gli angoli, va bene. Allora, le truppe che si muovono. Questa cosa viene continuata anche sei secoli dopo, quando arriva Belisario e l'occupazione o la difesa della Calabria contro i Longobardi, perché le ripetono la stessa politica romana. Cioè, allora, Rota Greca non è un paese albanese, era un paese greca. No, era greca, non è greco, è un paese greca perché era una stazione, cioè una caserma bizantina di pronto intervento. E il suo centro storico non è Babilonia di oggi, ma si chiamava Ciunguale. E c'è anche l'aggettivo Ciunguale, che trovi anche in Drungadi come nome di paese. Cos'è un Drungus? Un Drungus è il capo delle truppe mercenarie. E poi abbiamo l'Ungro, probabilmente con truppe slave, perché non è che si capissero molto tra pecenghi e bulgari e slavi,
Allora, tutto uguale per i bizantini, no? Cioè, tutti barbari. Allora, abbiamo l'Ungro, abbiamo Schiavonea qua, Schiavonea là, cioè, gli slavi. I Santi 40, per esempio, a Lamezia, è dove c'era la caserma delle truppe armene, perché sono i 40 martiri di Sebastopol, i primi martiri armeni del cristianesimo in Armenia, eccetera. La Calabria è piena di questo. Lungo le montagne c'è un Santopolo dappertutto. Santopolo è il santo patrono dei marinai greci. Allora sono i greci delle isole che mandano in montagna. Ti interrompo allora per fare un punto. Per fare un punto della situazione. Allora, nel mondo antico, a un certo punto arrivano i greci, abbiamo visto, ma quello che creano non è una perfetta sostituzione, ma una coabitazione. Posso dire una cosa? Quando, che conforti mi cita sempre Strabone. Strabone è un geografo della politica imperiale di Augusto, come Virgilio è il suo poeta. Allora, uno, Virgilio sta creando un'epopea politica, Strabone crea una geografia politica. Allora, i romani vogliono che i greci siano lungo le coste e gli indigeni italici siano all'interno, cosa che non è assolutamente vero, perché ci sono tombe doriche all'interno della Calabria e iscrizione bilingue anche in brettico lungo la costa a Strongoli e Ciro. Cioè, è falso Strabone. E comunque getta le basi di questa prima ipotesi che la Calabria sia divisibile, appunto, o coste contro interno, oppure nord contro sud, come se le lingue, i popoli che le portano e le parlano, stessero fermi dove arrivano senza muoversi e senza appunto mescolarsi anche attraverso o matrimoni misti o questa operazione che i romani rappresentano non di eliminazione di ciò che c'è ma di occupazione pacifica mediante per esempio i predia, ecco, che non è un'operazione di violenta ma è la penetrazione costante. Allora, passo successivo, questi greci arrivano nell'antichità. Cosa succede poi del greco? Il greco di cui si parla è lo stesso o succede un'altra ondata di grecizzazione? Posso dire? Sì, grazie. Tutta la polemica su greco, dorico, bla bla bla, queste cose qua della Magna Grecia, non è di Gerhard Rolfs, è una vecchia cosa di 1818. È Niebuhr e i classicisti tedeschi contro Pott, August Pott e gli altri del nord della Germania che dicono che no. Allora ci sono i bizantini che cambiano le cose. Allora è una polemica che viene usata anche nell'unificazione della Grecia da Hagidakis ed altri. Diventa un fatto politico. Rolfs piglia un fatto politico e sviluppa una teoria sopra. Però dicevamo prima, c'è sto carsismo linguistico, il greco filtra in su, il latino filtra in giù e c'è un continuo percolamento tra i due poli, no? Molto spesso si dice la presenza di tombe greche a Reggio Calabria è la prova che il greco dorico sopravvive. Reggio Calabria è un grande porto che porta tutto il commercio dall'Italia nel Mediterraneo e viceversa. Cioè non è strano trovare, si potrebbe trovare anche una tomba scritta in Siriaco antico, insomma a Reggio si poteva trovare di tutto. Cioè, chi ci moriva aveva la tomba nella sua lingua, non come oggi, che devi averlo, se non sei una regione autonoma, devi averlo o in latino o in italiano. Insomma. Un albanese non può avere la tomba in albanese, per esempio. Allora, i bizantini entrano verso il 590, è già tutto descritto molto ampiamente nelle guerre da Procopio, e bloccano l'avanzamento longobardo che sta arrivando sul Polino. Allora, Laino Borgo è l'ultimo castaldato, no, del, dei...
la propaggine, eccetera, arrivano fin là. Allora, i miei colleghi che parlano di Longobardi dappertutto dovrebbero leggere un po' più i testi e non andare a guardare tombe senza iscrizioni. Allora, un edificio vecchio, lo dice il mio collega olandese, è molto giusto, un edificio vecchio ma rafforzato con mattoni nuovi e nuova ristrutturazione, è un edificio nuovo o un edificio vecchio? Non è né l'uno né l'altro. È una mélange di ambedue le cose. Allora non c'è modo per uscire da doricità rispetto a bizantinità e non c'è bisogno neanche di uscirne. È una falsa bipolarizzazione. Però la conseguenza di tutti questi movimenti è un nuovo rapporto di diglossia latino-greco. Si cambia il tipo di rapporto perché non c'è più l'osco in mezzo. L'osco è scomparso verso il 100 dopo Cristo. Già ci sono gli oscismi nel latino, i latinismi nell'osco, no? I latini prendono il multaum, il multare degli osci, e gli osci prendono il senato dei romani, cioè il governo gerontocratico, insomma, no? Allora, ci sono però casi, si dice, è un po' come dicono, no? Dell'Inghilterra. L'Inghilterra è pieno di fluviali e toponimi che sono d'origine celtica, ma dicono ci sono 200 parole celtiche nell'inglese. Non è vero, perché sono 800, ma non importa, insomma, gli inglesi non... e ci sono gli oscismi, ma nessuno va a vederli. Allora, Arvum, per esempio, non è molto normale, in latino per dire un agro, un campo, cioè non è molto usato. È moltissimo usato in tutti i testi oschi e umbri, non voglio citare, ma in un mec via Merso Varvam, ci ho messo gli esempi così, retoricamente, sì. Allora, Arvum sopravvive nella toponomastica calabrese, ma anche nel nome dei topolino arvicola, topolini dei campi. Allora è una parola reale, non è una parola letteraria come lo è per i latini. Asis che fa asla, scheggia, allora un montone scheggiato vuol dire che è un montone che non riproduce. Allora questo produce in sud della Calabria, dice terra greca, un oscismo, un montuni ascuni, che è menomato, offeso, che non può riprodursi. Assuliari del Cosentino è un oscismo. Assuliati. Assuliata miammo. E ausis rispetto a auris del latino. A Jevuzza di Cosenza, che arriva a Jevuzza da una parte di Pignano e Rogliano, e arriva a Jevuzza a Rende, che altri chiamano a secola, le altre cose, no? Sono le biete che crescono intorno a casa nostra in campagna. questo è l'osco helsa, che è uguale al latino cholera, le verdure. Chiatru, è evidente che arriva dal dorico tramite il dorico nell'osco, dall'osco in latino. Arven cletram amparitu. E potremmo continuare a lungo, poi se qualcuno... Ti ho preso il microfono. Anche il pizzo, anche cane, pirru, cano, pierru. Vabbè, sono cose... Anasciolla, no? Asciolla, ha senso. Ex sol are. Cosa vuol dire solus? È la parola osco per tutto. Allora, se integro, ciò che ex integro non è più integro, è disintegrato. È una frana. S'è franata. Più osco di così non c'è, ragazzi. Allora, c'è anche vorvicare per seppellire, ma lasciamo stare. Non vorvichiamoci. Allora, c'è anche un veletro del Polino, che è il nome per l'elebro. Ecco, come... Osco, beretrum, non dal latino veratrum. Come avrete capito,
con la lingua si fanno queste cose, ma per fare queste cose, cioè le etimologie che piacciono a molti, come abbiamo visto, bisogna intanto sapere chi sono i personaggi interpreti, quindi tutte le lingue coinvolte senza dimenticarne nessuna, e poi aver prima dato loro il loro giusto posto e peso nell'interazione, perché di fatto molto spesso le parole sono un cocktail, bisogna capire quante parti dell'una o dell'altra entrano in gioco per ottenere il risultato finale. Allora, siccome la strada è ancora lunga, abbiamo detto che la teoria non è quella della continuazione del greco, anche perché nel frattempo altre cose sono successe, quanto questa nuova ripresa in epoca bizantina, tagliando un po' di angoli. Posso dire che ci sono parole doriche, no, in giro nei dialetti calabresi, però sono comuni ai dialetti del dodecanese della Grecia, sono comuni al cipriota, sono comuni col dialetto di Corfù. No, vabbè. Avevo cominciato una lista solo con la lettera alfa, insomma, no, arrivare qua, c'è tre pagine di alfa. Però noi dobbiamo arrivare alla Calabria di oggi e rischiamo di non arrivarci. No, ma la cosa più buffo, no, che la parola per la risacca a Scilla e a Bagnara, che è l'antimamma, è la stessa parola che si usa a Venezia. Allora la parola viene dai bizantini, allora. Perché si appare anche a Venezia? Ecco, sì, un'altra cosa da fare quando si fanno le etimologie è, tra le varie possibilità, scegliere quella più probabile e non quella meno probabile, come piace agli etimologi della domenica. Cioè, è una parola marziana, sono venuti solo qui e solo in questo momento e l'hanno portata. Allora, ecco, un'altra cosa. Chi parla contro, tipo gli seguaci di Rawls, contro la bizantinità, non hanno mai spiegato come 12 parole slave si trovano nei dialetti calabresi, ma parole slave possono arrivare solo, se non vengono tramite gli albanesi, vengono tramite il commercio bizantino. Non potevano venire tramite i dori del 600 avanti Cristo. Dove erano gli slavi in quel momento? Verso la Siberia? Queste parole non... Rawls ha accettato 3, ma sono 12. Vabbè, non li ripeto qua, li ho già fatto un convegno a Valencia. Allora, arriviamo... Anche gli orientalismi, no, ci sono almeno una quarantina di parole tra turco ed iranico. Come le spieghi queste se non c'erano i bizantini in mezzo? Anzavardato, no? Questo è il giaur del persiano, ma diavolo, insomma. Cioè, da dove vengono... La Sciabana. Da dove vengono queste parole se non vengono dalla Persia antica? Ma dalla Persia antica come possono arrivare qua? Solo tramite il commercio con i bizantini. Allora c'è veramente un'area periferica dorica che lascia tracce di sé dappertutto, da Cipro fino alla Calabria, ma c'è anche un commercio bizantino e anche un linguaggio militare bizantino che lascia le sue tracce dappertutto. Allora questo cocktail, cioè, non è né a favore della pura bizantinità né a favore della pura doricità. C'è un compromesso sempre. Ok, scusa. Ciò detto, abbiamo fatto vedere come la particolare complessità nel corso dei secoli spieghi più che abbondantemente la necessità di ipotizzare anche nell'attualità una suddivisione della Calabria che non sia quella tradizionale in due zone che polarizza la Calabria latina rispetto alla Calabria greca. Allora, il passo successivo è che tu spieghi l'ipotesi di fare più zone, da che cosa nasce, in parte l'abbiamo detto, gli antecedenti storici li abbiamo visti, il mescolamento anche, ora vediamo di giustificare anche sulla scorta di fenomeni particolari perché conviene suddividere la Calabria dando conto di fatto di una frammentazione che tutti i calabresi hanno ben presente. Sì, grazie, si fanno macro divisioni che poi... Vabbè, c'è la famosa parola eteroglossa, ma non vado in dettaglio su queste cose, come si creano queste cose. La complessità.
il cocktail, è la variazione, è la normalità dei linguaggi. Quando parliamo, variamo e di continuazione, abbiamo contatti che ci condizionano. Non c'è il puro qua, il puro là, il puro là. Nulla è puro nell'umanità. Siamo una mescolanza terribile di cose. Allora, la Calabria non è due purezze, una purezza latina da una parte rispetto a una purezza greca dall'altra, no? Mi viene detto, ma a Reggio si dicono i sombesseri per i consuoceri, ma dico, pure sul Polino parlano di sombessere. Allora, se la dicono ad Oriolo e la dicono a Reggio Calabria, cos'hai dimostrato? Che c'è un po' di greco che va dappertutto. Questo greco è frutto di una certa situazione storica, no? Allora, noi facciamo più o meno, basata su fenomeni linguistici, combinato con gli effetti, gli eventi sismici li conosciamo dal 900 dopo Cristo fino a mo. Una volta un austriaco mi ha detto, non c'è mai stato uno tsunami in Calabria. Dico, purtroppo, quello di Reggio Calabria di 1908 è stato registrato da tutte le prime stazioni sismologiche del mondo. Dico, tu austriaco non puoi parlare di mare, perché dov'è il vostro mare? Non c'è. Siete senza mare. Mi ha guardato male, mi ricordo, a Heidelberg. Eh sì, anche, sì, sì. Allora, non si può dividere a due, ma in base a fenomeni linguistici, fenomeni di disastri naturali che cambiano l'assetto anche demografico della Calabria. Molti di questi li abbiamo analizzato, prima gli effetti demografici e poi gli effetti linguistici di movimenti demografici. Cioè, è interessante che nel 600 terremoti avvengano nella settimana di Pasqua, che questo vuol dire molto, perché sono morte tutte le donne, perché le donne erano in chiesa. Un terzo degli uomini sono morti, perché due terzi degli uomini stavano fuori a bere e a giocare e fare altre cose. C'è una costante. Gli uomini si salvano, le donne no. Muoiono tutti i preti e tutte le donne. È una costante del comportamento. E i vescovi, sì, sono tutti morti. A parte quello anche, c'è un altro fatto. Cosa succede quando arrivano i normanni con il Guiscardo prima, poi da Ruggero, suo cugino, che un po' frena il Guiscardo, no? Perché il Guiscardo prima è pro-bizantino, che deve sposarsi con Anna Comnena, poi lascia Bizantina e si sposa con una Sigelgaia Longobarda. Insomma, no, cioè, qua i matrimoni fatti in cielo sono tutti per motivi politici, qua, insomma, no? Come giustamente nel Medioevo. Tutto politica, alta politica. Cosa succede? Allora, Ruggero, che è un abile stratega, molto abile, dice, lo Ionio non mi importa, non ho problemi con Bisanzio, Bisanzio è troppo debole in questo momento, c'ho un problema con gli arabi. Allora, devo latinizzare tutto il terreno. E lo fa. Poi dice, devo punire, non punisce Gerace, perché l'esercito è pagato da due diocesi, la piccola esercito bizantino che cerca di resistere, è pagato dal vescovado di Cassano, fatto dai bizantini nel 960 qualcosa, primo vescovo Davide, bizantino, greco, è anche il vescovado di Gerace, non punisce Gerace, ma punisce Cassano, lo latinizza, anche se è verso la parte che non le interessa, deve punire, come punisce Aiello Calabro, perché là è morto il suo cugino in battaglia, allora deve punire Aiello, come deve punire Cassano. No, è importante questo, perché cambia i paesi cambiano. Crea questa enorme
crea questa enorme diocesi di Mileto, tagliando Squillace in due, sopprimendo Nicotera, vescovado bizantino, pigliando pezzi di Vibo, pezzi di Oppido ed altre cose. Fa un mishmash, piglia qua, piglia là e crea. E dedica, in, molto interessante, qui comincia il culto di San Michele in Calabria. I normanni, nel loro sincretismo, come vichinghi che erano, che diventano francizzati, francesizzati, hanno Wotan, dio della guerra. Diventano cristiani, sono cristianizzati. Chi devono scegliere? Devono trovare un santo guerriero. Vedo in alcune messe per l'apparizio Sancti Michelis, che si fa riferimento a passi dell'Apocalisse e di Daniele, in cui si parla della guerra in cielo. Bellissimo, San Michele guerriero. Allora diventa il santo patrono degli normanni, che creano Mont Saint-Michel là, come i Longobardi anche loro creano San Michele del Gargano, i normanni creano San Michele de Mileto. E San Michele di Mileto va a Rombiolo, a tutti gli altri paesi, Cinque Fronti, eccetera, e diventa il grande santo patrono della mafia. Abbiamo fatto questa deviazione longobarda, adesso dobbiamo tornare alle eteroglosse, John, perché sennò andranno via senza capire perché la Calabria è divisa in quattro. Perché i mafiosi bruciano la figura di San Michele. Esatto. Cioè, tutto viene da 1170. Sì. 1070, scusa. Okay. Allora, ritorniamo alla divisione sì, della Calabria. Vuoi alzarti e vedere la cartina? C'è un'altra cosa che interferisce, perché quando arriva, sì, sì, quando arriva anche il figlio di Costanza, Federico II, no? Gioacchino era consigliere di Costanza, le scrive le lettere in latino, altre cose, insomma, no? E c'ha ovviamente ha una serie di ottimi allievi, tra cui c'è Luca Campano. Luca Campano diventa anche non solo l'abate della San Bucina e del Fiore, ma anche arcivescovo di Cosenza. Cosa fa Federico? Non solo c'è la fiera che inventano, no? Crea una massa qui, nella montagna, di chiese che si chiamano nel 2-300 Ecclesiae Nullius, cioè li sottrae a tutti i vescovi locali e le regala all'abate, che in questo caso è Luca, perché non è solo arcivescovo di Cosenza, ma è anche abate di queste cose. Vuoi fare una breve enclave per fare vedere, perché un altro aspetto è quello della... Poi te la rimetto. Le diocesi cambiano, non solo con i bizantini, ma anche con Federico. Ognuno deve premiare qualcosa, no? È come l'invenzione di Santa Severina, insomma, no? Perché i bizantini dicono, con Niceforo Focas, che poi diventa grande generale, diventa anche imperatore, buttando via un imperatore inutile, insomma, come sempre. C'è sempre l'inutilità dell'inutile. Un riferimento senza... Sì. Allora, Niceforo Focas ripiglia Severina, che è da Oikeia Siberini. Ovviamente è l'ultima colonia di Siberi verso Crotone, no? Dove si incontrano i crotoniati e i siberitidi. È la terra di confine tra i due gruppi, insomma, no? Questa non santa, è santa perché là Niceforo butta in mare gli arabi e li ammazza tutti. Allora, a questo punto deve difendere la costa contro gli arabi. Cosa fanno i bizantini? Devono trovare i soldi per pagare un esercito. Cosa fanno per trovare? Creano un a metropolia ecclesiastica, perché l'arcivescovo è un alto funzionario dello Stato bizantino, può raccogliere tasse, può pagare e provvigionare un esercito, come fanno due diocesi contro i normanni. Cioè, non arrivano a niente, però insomma contro i normanni, ma in caso di Santa Severina riescono a tenere Severina contro gli arabi. Tutta la costa lì, creando una falsa metropolia, perché non è una metropolia, insomma, c'erano tre vescovadi, erano da Belcastro fino a Santa Severina, plop, così in mezzo, così, tirando fuori Crotone, perché erano... Sì, 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 va bene.
Allora, tutte queste cose condizionano il Medioevo in un modo terribile. Per esempio, crea un blocco dei blocchi, il blocco del Mercurio, che sono i dialetti arcaici del Polino, crea il blocco Silano, a cui appartiene in origine Cosenza, ma poi si libera dal blocco Silano, ma il blocco Silano è circondato da gente che gli uomini del Seicento, senza moglie, già morte in chiese, che sono crollate tutte le chiese, e li mandano in giro perché è un arciprete di Reoliano, è primo cugino del vescovo di Ombriatico, che si è ancora salvato come vescovado, e li manda in giro, dice: chi ha bisogno di uomini che lavorano? E dice: io avrei bisogno io. Così Savelli si crea da nulla, da 5 focatici, diventa 300 focatici. Perché tutti questi uomini qua, da Scilla, microfono, tutti questi uomini dalla bassa, da Lamezia fino a Rogliano quasi, che sono vedovi, li mandano. Infatti ci sono dei problemi perché vanno a stuprare pure. Insomma, no, il vescovo di Umbriatico dice: cosa faccio con tutti questi uomini che mi avete mandato, che poi vanno a stuprare le donne in campagna? E dico: sono tutti vedovi, no? Ma giovani anche molti. È un problema sociale, però questa condizione, tutto il i dialetti del... Uno dice: ma perché Pietro Paolo qua c'è un dialetto, qua? Perché sono di qua. John, non si sente niente, te lo tengo io. Posso parlare anche senza questa cosa, perché posso anche parlare così. Posso parlare come parlo in aula. No, perché... Mettiamo il trasferimento quello delle divisioni, per fare le divisioni. E questo condiziona le macro aree. Allora, le macro aree sono Polino, macro aria, Sila, Sila macro aria, poi abbiamo una grande transizione, perché Catanzaro nasce nel 200, prima è soltanto una caserma dei bizantini per evitare che gli arabi facciano cose strane, perché catturando Catanzaro, dove andava, vedevano davanti a loro la Sila, perché i bizantini a un certo punto seppelliscono l'ingresso a Squillace della via Popilia, perché la via Popilia si divide a un certo punto, va verso Squillace da una parte e verso Reggio dall'altra. I bizantini capiscono il pericolo arabo e chiudono completamente la via Popilia a Squillace. John, scusa, allora ti interrompo, ripartiamo sì. Dalle divisioni. No, questo crea il corridoio qui in mezzo, che sono i dialetti catanzaresi di transizione. Sì, ma riparti dal nord, perché sennò ci perdiamo. Blocco del Polino. Mm. Perché si chiama zona arcaica? Perché ha un vocalismo precedente il calabrosicolo. Vabbè, questo si sa. No, questo direi che non si sa. Si sa da un libro scritto da Heinrich Hausberg nel 1939 in tedesco, insomma. Non leggiamo tutti. Non leggete si cosa. Chi fate? Allora, una premessa. Sì. No, riprendiamo un po' il filo. Sì. Allora, la premessa è che tutte le aree più isolate ovviamente sono più arcaiche, perché secondo una teoria messa a punto dai linguisti tedeschi nell'Ottocento, come è ovvio, i cambiamenti arrivano più lentamente nelle zone più lontane, nel senso che partono da un centro di radiazione, ecco, e ora che arrivano ci mettono lontano del tempo. Una volta arrivate, per lo stesso tipo di motivo, fanno più fatica e hanno tempi più lunghi per modificarsi, per cui tutte le zone periferiche della Romagna, quindi la Romania che rappresenta il confine estremo verso l'Oriente, la Sardegna che è un'isola e in più è anche abbastanza isolata, è un'isola isolata. La massa del Polino. E il Pollino, che orograficamente è impenetrabile anche al giorno d'oggi, rappresentano proprio quelle zone in cui i cambiamenti arrivano per ultimi e stanno più a lungo, quindi poi anche il rinnovamento arriva con difficoltà. C'è stato una lite tra, non tra me e Paolo Martino, ma me e Paolo Martino di Roma, contro Barbaro di Napoli una volta, perché Barbaro dice: ma questa non è una zona esclusa, perché la zona
la via Pompilia che va in mezzo da Murano a Pengione. Abbiamo detto, ma questa era per passare di truppe, non è una strada commerciale. Allora, gli abitanti cosa hanno da fare con le zone che vanno su e giù? Nulla. È una strada esclusa all'uso commerciale. È solo ed unicamente uso militare. È completamente chiuso fuori. E quindi avrei citato il sistema vocalico, che è uno tra i parametri che si usano per vedere la condizione. È molto simile appunto a quello del sardo. Sardo in parte romeno. E poi la domanda che forse può interessare è che in questo caso anche il lessico invece delle volte rappresenta un indice di arcaicità, cioè certe cose che si trovano lessicalmente in questa zona sono proprio indice di un una parola del fatto che si è fermato a una fase. È la parola per, posso dire, sì? Il patrigno, no? Che prende il padre, cioè sposa la mamma quando muore il papà. Allora, il latino classico legale del Gaius è pater vitricus, ok? Dove sopravvive vitricus? Se c'è sul polino tata vitrica, in romeno c'è vidrecu, in sardo c'è papà vidregu. Solo in queste tre zone trovi la parola classica per il patrigno. Solo lì, non esiste nessun'altra parte del mondo neolatino. No. Seconda zona, indica magari per... La zona silana, detto indica, indica gli inizi e la fine nominando dei paesi, che così... Beh, dice... allora, tu vai dall'ingresso al Polino, che più o meno è la valle, l'alta valle di Alesero, San Sosti in su, se vieni giù, San Sosti incontri la Calabria, come... qui adesso il mare sotto Diamante eccetera, no? Tra Verbicaro, Diamante, fai una linea Bonifati eccetera eccetera e ci vai verso San Sosti qua e vai verso dal mare di là, allora qui comincia la Calabria settentrionale, qui comincia un po' prima sotto Cerchiare, Casale di Cerchiare, come si chiama? No, Villa Pianzi. Sì, l'hanno ribattezzato nell'Ottocento, tutti questi quasi cambiano nome così. Allora sì, comincia un po' più in alto, perché Corigliano, Schiavonelli e Rossano già appartengono, se vogliamo, alla Calabria silana, che è la Calabria settentrionale, che è dominato da questa massa della Silana. Fino alla Venezia. Fino a una linea, qua, perché è uno strano linea, perché non sono perché fatto da frane, terremoti ed altre cose, non sono linee dritte così. Va dentro al lago, poi esce, va verso Parente, poi scende un'altra volta, alla fine va verso Cutro e Cutro scende di nuovo verso il mare, insomma, è una cosa che va uscita. E lungo tutte queste linee troverete qualche volta, ma sempre qua, un paese albanese. Si sono messi in paesi svuotati. Allora dice, ma come qua sotto che c'è? Gezzeria, 200 anni fa, era un paese albanese. Ma lo sentite? Sì. No. Allora, Gezzeria, dove sei? Era un paese albanese latinizzata. Allora ci sono paesi albanesi lungo tutte queste linee, perché dove c'è un vuoto hanno mandato i mercenari albanesi nel 500. La terza zona è questo corridoio di transizione catanzarese in mezzo, insomma, no? Che non è proprio regino ancora, però già comincia Vibo Pizzolo, puoi dire che Calabria meridionale, sotto Lamezia, già Sant'Eufemia, devi spaccare alcuni comuni qua, tipo Lamezia, tipo Caulonia, ci sono vari comuni che vanno spaccati, Cinque Frondi, cioè ci sono paesi qua in mezzo che non hanno un dialetto unico, hanno tre dialetti, perché una volta erano tre paesi diversi, insomma, no, che Caulonia c'ha almeno quattro dialetti, Cinque Frondi ha cinque dialetti, eccetera. È un po' così, paese che devi vedere paese per paese come si spaccano i paesi. Allora, questa zona arriva in mezzo a Nardo di Pace e va verso la frazione di Caulonia più in alto che si chiama Zigia, che è una parola greca per l'acero, Azigia, vabbè.
sopra, vabbè, da Pizzo in giù e fai una linea qui e là sulla costa ionica, mettiamo Monasterace, sta andando verso un calabrese meridionale vero e proprio. È difficile dire, già lungo le serre catanzaresi ci sono paesi problematici come Cardinale, cioè è Calabria meridionale o è transizione? Cioè, vabbè, insomma, c'è da decidere. Sembario invece è Serra San Bruno, è transizione, mentre andiamo verso Cardinale, Nardo di Pace, sono di più problematica definizione come dialetti. Poi dopo, sotto questo, hai i dialetti meridionali della Calabria, che però tre terremoti dell'Ottocento, più tre terremoti del 1907-1908, più lo tsunami di 1908, ha cambiato tutta la costa regina, che va da Villa San Giuseppe e Villa San Roberto da un lato, quasi fino a Melito dall'altro lato, in cui io lo parlo dell'ultima estensione della Sicilia orientale, perché là per terremoto c'è stato cambiamento di popolazione. Alcuni paesi, San Leo è scomparso, Pentedattolo si è spopolato completamente, ci sono paesi cioè che sono scomparsi sotto la sabbia. Catona è diventato un quarto di quello che era. Era il porto di Reggio. Cos'è Catona al giorno d'oggi? Franco lo sa, è una roba inesistente, no? Una volta era un grande porto. Tutte queste cose, grazie a questi fenomeni. Sì. Ma già 2 chilometri dentro era la seconda piano delle case. E gli austriaci dicono, no, non c'è mai stato un maremoto. Tutte le 300.000 persone annegate, cosa sono? Cioè, dice che c'è una nuvola che passava. Sì. Quello è Sicilia orientale, mettiamo. Come vedete, da un lato è affascinante, perché John potrebbe essere più chiaro di quello che è, però io credo che la sua verve dà conto del fatto che lui ha girato tutti questi paesi e spesso anche le frazioni di questi paesi, quindi quando parla di una linea che va e viene, entra e esce, è perché di fatto ha costruito fisicamente queste linee andando a controllare di persona in 35 anni chi parla che cosa. Però insomma, per tirare un po' le somme. La Calabria è una regione estremamente frammentata, il che in origine è vero di altre zone d'Italia, nel senso che la condizione normale è che ci siano piccoli gruppi. L'Italia non è normalmente posto di grandi città, se non qualche raro caso. Di conseguenza tutte le regioni sono originariamente abbastanza frammentate. Ho detto tranne qualche raro caso. Qualche caso. Allora, questa situazione di frammentazione linguistica, che è la norma, può cambiare nella misura in cui dei circuiti linguistici diventino importanti e inglobino il terreno circostante. Può essere il capoluogo, può essere una città particolarmente importante dal punto di vista politico ed economico. Non c'è nessuna parte della Calabria che ha inglobato. Esatto. Allora, dove abbiamo queste situazioni, dei dialetti perdono le loro caratteristiche peculiari, si annacquano, diventano tecnicamente quello che si chiama una coinè, cioè una varietà che non è di nessuno e riesce ad essere di tutti. In Calabria questo fenomeno non avviene. A Cosenza basta andare ai Casali e già non è più così cosentino. No, nel senso che quello dei Casali è il cosentino, ma basta uscire dalla città già di Pignano, che non è a 200 chilometri. Quindi le province geografiche, che erano molto vaste prima che da 3 diventassero 5, non davano sicuramente conto di una realtà linguistica e dialettale. Allora, la realtà della Calabria è una realtà veramente che va seguita paese per paese e a volte anche frazione per frazione. Come facciamo a dire 4 zone più una quinta intorno a Reggio? Ovviamente, tecnicamente, si scelgono dei fenomeni che sono più rilevanti di altri. Quando lui diceva questa parola eteroglosse, significa che
per stabilire che c'è una certa unitarietà in una zona, vediamo la compresenza di un certo numero di fenomeni in quella zona in contrapposizione ad altre in cui non sono presenti. Ci sono fenomeni linguistici più indicativi di altri, uno è la metafonia, per esempio. I due principali tipi di metafonia, che adesso vi spiego che cos'è, tre tipi di metafonia, è un esito vocale.